Rai News 24, ecco le ultime notizie. 24 ore di informazione televisiva al giorno. Ci sono altri broadcaster in Europa e nel mondo che lo fanno da anni, ma Rai News 24 porta un valore aggiuntivo, una grande sperimentazione di tecnologie, di modelli, di linguaggio dell'informazione e anche editoriale. Che cosa vogliamo fare? Attraverso un collegamento costante tra le notizie e il loro approfondimento in tempo reale, noi vogliamo dare un filo in mano ai nostri telespettatori per poter capire il significato e la collocazione di una notizia, attraverso una serie di esperti che noi abbiamo nel mondo con tecnologie leggere, molto sperimentali, e insieme farlo sia sul satellite che su internet. Questa è una grande innovazione. Contemporaneamente, nel giro di alcuni mesi, voi avrete Rai News 24, 24 ore al giorno, sullo schermo televisivo attraverso il satellite digitale e sul computer attraverso internet. Nel mondo da sempre accadono molte cose, forse troppe contemporaneamente. Noi cercheremo di raccontarlo, almeno di suggerirle, riuscendo a dare informazioni, documentazioni, indicazioni sull'insieme di questo quadro composito. Perciò abbiamo scelto di avere una videata in qualche modo un po' diversa, forse eccentrica, composta da più segnali, da più indicazioni, da più fili di informazioni. Questo ci permetterà di stare comunque sulla cresta dell'onda, di navigare sull'onda alta dell'informazione. Noi da parte nostra ci metteremo in essi, collegamenti. Come tutte le notti nel nostro teleport, che è una specie di caleidoscopio che raccoglie i segnali da tutte le principali reti televisive del mondo, noi raccogliamo immagini che poi vi riproponiamo assemblate per grandi aree geografiche. Ora vi proponiamo una selezione di immagini che in questo momento stanno scorrendo sugli schermi del Sud America, dall'Argentina fin su al Centro America. Un modo per capire, per percepire un po' quello che sta accadendo in questi paesi. Ecco, quello che vedete è un servizio che viene dal Panama. I panamensi voteranno il 2 maggio per il Presidente della Repubblica, una data importante per loro perché si tratta del primo Presidente del Panama che dovrà gestire la ripresa di sovranità da parte del Paese sul canale che gli Stati Uniti lasceranno in amministrazione controllata. I due candidati sono Martín Torrijos, che è figlio di un generale che era stato un gerarca del regime militare che aveva dominato in Panama, e c'è un oppositore, Mireio Moscoso, che lo contrasta, e sono elezioni che si giocano sul filo ancora di pochi voti, si danno i due candidati spalla a spalla.